sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.
Ben trovati dalla Palestra Palumbo di Salerno per il recupero della terza giornata di andata del campionato nazionale di Serie A1 femminile, dunque turno infrasettimanale in questo pomeriggio di metà settimana appunto. In campo la Iomi Salerno e il Cellini Padova, che già in attacco con la numero 20 Eghiarrua. Il passaggio indirizzato a Sara Rubi, però troppo lungo, passaggio che non sortisce effetto, e dunque c'è l'attacco della Iomi Salerno con Ilaria Dalla Costa, Gislimberti in campo, il passaggio alla compagna Giulia Rossomando, ancora Gislimberti, di nuovo per Dalla Costa, riceve De Santis, Dalla Costa al centro, Gislimberti, l'azione della Iomi Salerno, squiziato, poi De Santis al centro, Dalla Costa, De Santis troppo lungo, alto anzi, il passaggio per Aurora Gislimberti, nulla di fatto, una palla persa per prima il Cellini Padova, adesso invece per la Iomi Salerno, quando è trascorso 1:15 dall'inizio della gara. Si tratta della seconda gara disputata dalla Iomi Salerno in 4 giorni, che reduce dall'impegno dunque ravvicinato dello scorso sabato, sempre in casa alla Palestra Palumbo di Salerno contro il Lion Sassari. Gara valida per il 5° turno del campionato, con le salernitane che sono uscite vittoriose, sono a quota adesso 6 punti in classifica, quarte, ricordando che ovviamente le salernitane hanno già osservato il turno di riposo e stanno adesso proprio in questi minuti recuperando il 3° turno di campionato contro il Cellini Padova, che adesso va al tiro e passa anche in vantaggio con Sara Arubi, la numero 18 in posizione di ala, con la rete che quindi porta in vantaggio le ospiti, il 7 di Maurizio Torres. Fase impegnativa del campionato per le salernitane, con queste 3 gare ravvicinate in 8 giorni. La prossima, il prossimo sabato, c'era ancora in attacco intanto la squadra ospite, prima con Eghiarrua al tiro, la parata di Daniela Pinto Pereira, poi subito è arrivato il 2° gol, quindi doppio vantaggio per il 7 arenato da Maurizio Torres. Adesso dovrà immediatamente recuperare la Iomi Salerno quando sono trascorsi quasi 3 minuti di gioco. Ilaria Dalla Costa, al centro c'è Martina De Santis, Aurora Gislimberti, De Santis indietro per squiziato, Gislimberti, Dalla Costa, di nuovo De Santis, l'1 contro 1, Dalla Costa al tiro e realizza la prima rete per la Iomi Salerno di questo match, accorciando anche le distanze sulle ospiti, che però restano in vantaggio. Ancora un tiro da parte del Cellini Padova, questa volta è andata Mariana Tanic che aveva il pallone tra le mani, palla persa intanto dalla Iomi Salerno, è ripartito rapidissimo in contropiede il Cellini Padova, con ancora una volta la buona coordinazione tra la numero 20 Serena Eghiarrua e la numero 18 Sara Rubi, che realizza ancora una rete, quindi il Cellini Padova torna sul +2, 1-3, cambia ancora il risultato alla Palestra Palumbo. Attacca adesso la Iomi Salerno, recupera questo pallone Giulia Rossomando per Dalla Costa, Gislimberti al centro, la palla era di Martina De Santis, su di lei c'è andata Ivana Jogap, ancora Gislimberti per Dalla Costa, Gislimberti che avanza nell'1 contro 1 contro Eghiarrua, si libera del pallone per Dalla Costa, lo scarico sull'ala Rossomando, il tiro però non prende bene le misure, l'area Dalla Costa con il pallone che finisce fuori dalla porta. C'era l'occasione per la squadra allenata da Francesco Ancona di poter accorciare le distanze, di portarsi sul -1, nulla di fatto, 5 minuti di gioco trascorsi, 1-3 il risultato, ospiti in avanti,
e adesso attaccano, lo fa Mariana Tanic, si fa vedere Okorie e va al tiro Ivana Giogap, realizza la rete dell'1-4 Rossomando. Partito dunque decisamente meglio il Cellini Padova, che lo ricordiamo è penultimo in classifica con 0 punti fin qui raccolti, così come il Lion Sassari, ultimo avversario affrontato dall'Aiomi Salerno proprio qui alla Palumbo soltanto pochi giorni fa, ma ha avuto un avvio di gara migliore il Cellini Padova rispetto alle Salernitane. Attaccano adesso, lo fa Mariana Tanic, lo scambio per Ganrua, nulla di fatto, si riparte, la palla è dell'Aiomi Salerno in seconda fase già dalla costa con Gislimberti che supera un'avversaria, fa molto bene Aurora Gislimberti, realizza la rete del 2-4, accorcia le distanze al 7° minuto di gioco. La numero 66 è arrivata questa estate a Salerno, anche lei nel giro delle nazionali, reduce la scorsa settimana dall'impegno con la nazionale italiana assieme a tante altre sue compagne. In campo in questo momento Rosio Squiziato, Giulia Rossomando, Ilaria Dalla Costa, vice capitano dell'Aiomi Salerno e capitano della nazionale italiana. Seguiamo adesso la manovra d'attacco del Cellini Padova con Giogap che intanto finisce a terra. Giulia Rossomando è ripartita sola e mette in rete la palla del 3-4, pallone che porta dunque l'Aiomi Salerno sul meno 1, recupera la squadra di casa. E c'è il primo time out di questo primo tempo. Gioco che è ripartito, c'è sempre in vantaggio il Cellini Padova, ma negli ultimi minuti ha recuperato l'Aiomi Salerno. Intanto però sono sempre le ospiti ad attaccare. Mariana Tanic indietro per Aurora Pedron, finisce a terra Ivana Giogap e Daniela Pinto Pereira fa ripartire le sue. Dalla costa, rapidissima, Martina De Santis al tiro, la rete del pareggio per l'Aiomi Salerno, arriva all'8° minuto. Dunque il risultato all'Aiomi Salerno in parità per la prima volta da quando il match è iniziato. 8 minuti e mezzo trascorsi. Mariana Tanic tenuta da
Rosio squiziato, e allora si riparte proprio da Cellini Padova con Serena Chiarrua, sempre per Tanic, e poi avanza Ivana Giocap che preferisce di nuovo passare alla compagna Tanic, e Chiarrua sbaglia invece il passaggio per Sara Rubi, e quindi c'è la Iomi che si proietta dalla parte opposta. De Santis squiziato, si gira e realizza la rete del vantaggio. Iomi in vantaggio, più uno per la squadra di Francesco Ancona, 5-4 il risultato. Time out che ha fatto bene alle salernitane, che erano ferme sul meno uno, hanno poi pareggiato e soprattutto sono andate in vantaggio. De Santis e Squiziato, le attrici delle due reti. Adesso però il tiro era di Sara Rubi, nulla di fatto, risultato che resta invariato, quindi Iomi in vantaggio di un punto. Due reti realizzati all'ottavo e al nono minuto. Vedremo adesso come le salernitane proseguiranno questa gara, che era iniziata a favore appunto della squadra ospite. Adesso vede in vantaggio invece il 7 allenato da Francesco Ancona. 10 minuti di gioco, 5-4. De Santis al centro per Gislimberti, che però perde palla, e già dall'altra parte Serena Chiarrua che fa tutto da sola e mette la palla in rete, la palla del pareggio. 5-5 il risultato, ma immediata risposta della Iomi Salerno, 6-5, di nuovo vantaggio Iomi. Si alzano i ritmi di questa partita. Squiziato per Avagliano, lo scambio con Gislimberti, si è riposizionata e riorganizzata in difesa la squadra di Maurizio Torres, mentre invece c'è il giro palla della Iomi Salerno. Gislimberti dalla Costa, ancora dalla Costa al centro per Aurora Gislimberti, riceve dalla Costa, lo scambio con De Santis, su di lei c'era andata Aurora Pedron, dalla Costa prova ad avanzare, non c'è lo spazio, prova il passaggio Gislimberti per Giorgio Avagliano, non era semplice, su Giorgio Avagliano ce n'erano due, Serena Chiarrua e Ifeoma Okorie, la palla non precisa, non entra nello specchio della porta, risultato che resta invariato. Mariana Tanic per Serena Chiarrua, che adesso è al centro, lo scambio con Ivana Giocap e Chiarrua, e poi Okorie, ancora Giocap e Chiarrua dalla distanza mette in rete un gran pallone, si torna sul pareggio, 7-7 il risultato. Rossomando indietro per l'area della Costa che prova a superarne in due, ancora una volta non riesce lo scambio in l'area della Costa, pallone che era indirizzato per Rosio Squiziato, adesso però è la Iomi a poter ripartire, proprio Squiziato in l'area della Costa che prova il tiro dalla distanza, nulla di fatto perché c'è una mano a deviare il tiro che quindi non entra in porta. 7-7, assoluta parità alla palestra Palumbo quando ci avviamo verso la conclusione del primo quarto. La Iomi manovra palla con Gislimberti, dalla Costa che avanza, palla bassa per Giulia Rossomando, di nuovo dalla Costa, Gislimberti che perde questo pallone, lo recupera Martina De Santis, si gira
Rosio squizziato non aggancia, riparte in contropiede il Cellini Padova. Tanic, Jogap, Eghiarrua, ancora Jogap, di nuovo per Eghiarrua, avanza Okorie, lo scambio per Jogap, l'incrocio di Tanic, di nuovo per la numero 3, palla indirizzata ad Eghiarrua, che la perde, poi si ripartirà sempre dal Cellini Padova. Intanto dalla panchina della Iomi Salerno si scalda Sara Mangone con il numero 3, Pereira per Dalla Costa, rapida Martina De Santis che se ne va, mette la palla, prova a metterla in porta, clamorosa traversa però per la numero 10 che aveva fatto tutto bene, per la numero 10 della Iomi Salerno è mancato purtroppo il gol, quello che avrebbe portato sul più uno la squadra di Francesco Ancona, palla che si è stampata sulla traversa. C'è un cambio sulla panchina di Maurizio Torres, fuori Serena Eghiarrua, dentro invece il capitano Angela Prela che adesso consegna palla ad Ivana Jogap, di nuovo Prela per Mariana Tanic, ancora Prela, Tanic, Prela, si fa vedere Beatrice Borrini, Tanic che avanza, lo scambio con il capitano Prela, Borrini va al tiro, nulla di fatto, palla di nuovo però per il Cellini Padova, Sara Rubi era andata al tiro, una grandissima parata di Daniela Pinto Pereira che ha quindi impedito alle ospiti di passare in vantaggio, ha mantenuto chiusa la sua porta e soprattutto invariato il risultato, 7-7, in assoluta parità la Palestra Palumbo di Salerno. Siamo nel secondo quarto, squizziato Gislimberti, De Santis, Dalla Costa, di nuovo per De Santis, Gislimberti che prova ad andare al tiro, palla che però si alza un po' troppo sopra la traversa, nulla di fatto, resta inchiodato sul 7-7 il risultato. Giro palla del Cellini Padova, Tanic, Jogap per Prela, rapida, va al tiro, ma c'è anche il fischio degli arbitri che indicano il tiro dai 7 metri, quindi sulla linea ci va per il Cellini Padova la numero 5. Beatrice Borrini contro Daniela Pinto Pereira, risultato sul 7-7, parità, palla per il Cellini Padova per poter andare sul più uno con Beatrice Borrini, dunque che va al gol. Passa in vantaggio al 17 il Cellini Padova, più uno per le ospiti dopo il tiro dei 7 metri di Borrini. In campo per la Iomi Salerno Asia Mangone, proprio lei adesso a tenere questo pallone, lo perde clamorosamente, finisce però a terra e quindi si ripartirà per la Iomi, squizziato De Santis, Dalla Costa riceve palla proprio l'ultima entrata, Mangone che adesso si accentra, ancora Mangone che prova ad andarsene, ci vanno in tre su di lei. Thank you.
gioco che riparte 7-8, Iommi Salerno e Cellini Padova in campo per il recupero del terzo turno del campionato. Rosso Mando al tiro, la rete del pareggio al minuto 18 è di Giulia Rosso Mando. 8-8 il risultato, di nuovo in parità la gara. Si è già riposizionata la difesa della Iommi Salerno perché c'è il giro palla del Cellini Padova con Angela Prela per Borrini. Ancora Prela, lo scambio con Borrini, non si fida, quindi ancora per il capitano. Troppo lungo il passaggio, recupera però Beatrice Borrini, poi Giocap, avanza la numero 5 del tiro, però non prende bene le misure Beatrice Borrini, la palla finisce fuori, risultato che è sempre in parità. Dalla Costa in seconda fase la Iommi Salerno per Mangone, di nuovo indietro per Dalla Costa che sbaglia questo passaggio, anzi immaginava di trovare lì posizionata una compagna, Asia Mangone, che invece era già più avanti. Mangone, Dalla Costa, vedremo cosa riuscirà a fare adesso la Iommi Salerno per portarsi nuovamente in vantaggio. De Santis mette la palla in porta, aveva provato a cedere palla ad una delle compagne, non erano libere, ci ha pensato a fare tutto da sola. 9-8 dunque con la rete di Martina De Santis al 19esimo. Attacca il Cellini Padova ancora con Giocap, lo scambio con Prela che non trova lo spazio, il pallone era indirizzato per Adife Omokorie, non aggancia però la numero 21, ancora Giocap indietro per Prela, ci riprova, su di lei però c'è il rosio squiziato, riparte il Cellini Padova, Giocap in due su di lei, Dalla Costa e Avagliano per la Iommi Salerno. Prela avanza, palla per Mariana Tanic che riporta in parità il risultato 9-9 quando sono trascorsi 20 minuti di gioco. Mangone, Dalla Costa, ancora De Santis, Mangone in avanti, c'è Avagliano ma su di lei c'era Mariana Tanic e allora ci ha pensato Asia Mangone a riportare la Iommi in vantaggio, più uno per le salernitane. Attacca il 7 di Maurizio Torres, perde palla Angela Prela in seconda fase. La Iommi Salerno, Dalla Costa, De Santis, Avagliano, di nuovo De Santis per Dalla Costa, palla d'Asia Mangone. Con calma la Iommi Salerno fa ruotare palla, 19 il risultato, 21 minuti trascorsi, Mangone per Dalla Costa. De Santis, Mangone al centro che trova un grandissimo spazio e riporta la Iommi Salerno sul più 2, Asia Mangone al 22esimo minuto. Iommi Salerno avanti di 2 sul Cellini Padova quando siamo ben oltre i 22 minuti di gioco trascorsi. 11-9 il risultato alla Palumbo. Giocap prova a girarsi il pallone per Beatrice Borrini che riesce a recuperarlo e poi Prela ancora e Ghiarrua. Prela che prova ad andare al tiro, messa giù, su di lei Asia Mangone e ci sarà per la seconda volta a favore del Cellini Padova il tiro dei 7 metri. Prima c'era andata Beatrice Borrini, aveva realizzato la rete del momentaneo vantaggio del Cellini Padova 7-8. Intanto un cambio in porta per la Iommi Salerno,
fuori Daniela Pinto Pereira, dietro invece Margherita Danti, di nuovo Borrini sulla linea dei 7 metri, si prepara e carica il tiro la numero 5 del Cellini Padova, sbaglia però l'occasione di riportarsi sul meno 1 fallita dal Cellini Padova, risultato che resta dunque invariato, siamo sul 11-9. Adesso si riaccomoda in panchina Margherita Danti e torna a difendere i pali della IOM Salerno invece la numero 23 Daniela Pinto Pereira, mentre la IOM fa girare palla con Dalla Costa, ancora Mangone al centro, adesso Martina De Santis riceve Dalla Costa, ancora De Santis che prova ad andarsene. Mangone per Dalla Costa, attacca ancora la IOM Salerno che ha quindi l'occasione di portarsi sul più 3, indietro Mangone per De Santis, si coordinano benissimo le due giovani atlete della IOM Salerno, Mangone indietro per De Santis, il risultato che cambia 12-9 più 3 per le salernitane. Rossomando, Mangone, Dalla Costa, ancora Dalla Costa per Rosio Squiziato, poi De Santis, Mangone ancora per Ilaria Dalla Costa, lo scarico su Giulia Rossomando che va al tiro, 13-10 di nuovo sul più 3 per la IOM Salerno, Borrini, Joe Gap, riceve Angela Prela, lo scambio con Serena Eghiarrua, ancora Prela e poi Ivana Joe Gap, manovra questo pallone il Cellini Padova che adesso è sotto di 3, dovrà recuperare terreno negli ultimi 5 minuti scarsi dall'inizio di questa gara, ancora Joe Gap, avanza intanto Arubi e Ghiarrua, lo scambio con Joe Gap, su di lei c'è Giorgia Vagliano. Prela per Joe Gap, prova ad alzare i ritmi, adesso la squadra ospite cerca di ricucire questo strappo, certo. Vantaggio di 3 per la IOM, Eghiarrua riceve palla con la palla che era indirizzata a Sara Rubi, palla che non entra, ma ci sarà ancora un tiro dai 7 metri, di nuovo Margherita Danti in porta per la IOM Salerno, questa volta sulla linea ci va la numero 31 Mariana Tanic, 13-10 il risultato, vedremo cosa riuscirà a fare la numero 31 del Cellini Padova che carica il tiro, mette la palla in porta, quindi risultato che cambia 13-11. Attacca la IOM Salerno, lo fa con Ilaria Dalla Costa e poi De Santis, un buon impatto sulla gara, quello del numero 10 della IOM Salerno che adesso prova ad andare al tiro, c'è però una mano e quella di Sara Rubi, la palla che non passa, il Cellini Padova in seconda fase, rapidissima Eghiarrua e poi Prela, di nuovo Eghiarrua, finisce a terra Asia Mangone. IOM Salerno che riparte, rapidissima l'azione delle salernitane con Ilaria Dalla Costa, Mangone che prova a scambiare con Rosio Squiziato,
Nulla di fatto, ricordiamo il risultato 13-11 quando siamo oltre 27 minuti di gioco. Attacca il Cellini Padova. Al centro c'è il capitano Angela Prela che dà indicazioni in campo alle sue. Ivana Jogap, ancora Prela, Serena Eghiarrua, lo scambio con Jogap e poi di nuovo Prela che non trova lo spazio e allora va indietro, ancora palla a Jogap che ancora una volta realizza la rete del meno 1, 13-12, cambia il risultato. Ultimi minuti di questo primo tempo, è l'area della Costa, la Iomi deve avanzare ma sbaglia il passaggio, l'area della Costa non riesce ad agganciare Mangone, sbaglia però anche il Cellini Padova clamorosamente perché Prela aveva avuto la palla del pareggio, la palla del 13-13, un errore da una parte e dall'altra in queste fasi conclusive del primo tempo e allora si riparte dal 13-12 con la Iomi Salerno in attacco, dalla Costa Mangone, ancora De Santis, di nuovo per Mangone che adesso è al centro, lo scambio con Ilaria dalla Costa, De Santis, ancora sia Mangone, poi dalla Costa Mangone, lunga la manovra d'attacco della Iomi Salerno, ancora un errore per Asia Mangone che dovrà farsi perdonare qualcosa. Poco più di un minuto alla conclusione del primo tempo tra Iomi Salerno e Cellini Padova, 13-12, sopra di uno le padrone di casa, Mangone che riceve palla, va al tiro ma viene messa giù. Ci sarà il tiro dei 7 metri, 2 minuti, si accomoda in panchina Serena Eghiarrua, il tiro dei 7 metri per la Iomi Salerno, il primo di questa prima frazione, sulla linea c'è Giulia Rossomando, 13-12 e quindi l'opportunità ad un minuto dalla fine del primo tempo di poter andare sul più 2, vedremo se sarà in grado la numero 6 della Iomi Salerno con il tiro e anche la rete che arriva al 29-14-12 il risultato. Adesso però l'azione d'attacco del Cellini Padova con Mariana Tanic indietro per il capitano Prela, poi Jogap e ancora Beatrice Borrini che però
perde palla che ancora una volta della Iomi Salerno. In area dalla Costa, ultimi secondi del primo tempo, De Santis di nuovo dalla Costa, Mangone al tiro e arriva la rete del 15-12 proprio allo scadere di questa prima frazione. Iomi che dunque chiude il primo tempo avanti di 3, 15-12 il risultato. Dopo i primi 30 minuti noi ci ritroveremo tra poco per la seconda frazione. Secondo tempo tra Iomi Salerno e Cellini Padova, la Palestra Palumbo di Salerno con la prima frazione che si è conclusa sul risultato di 15-12, dunque il vantaggio di 3 reti per le padrone di casa che adesso sono andate al tiro con Ilaria Dalla Costa. Adesso però siamo già dalla parte opposta a seguire l'azione d'attacco del Cellini Padova, giocata. Cambio per Borrini, ancora Giogap al centro, riceve il capitano Angela Prela e poi Mariana Tanic, ancora Prela, manovra il Cellini Padova, Prela su di lei, l'area dalla Costa e poi Giogap, Borrini ancora indietro per la numero 3, c'è lo spazio per passare, si arrabbia tantissimo Francesco Ancona dalla panchina. Adesso
In seconda fase la Iomi Salerno, squiziato, in campo anche la numero 17, Bruna Dias Ribeiro, palla per Rossomando, pallone indirizzato intanto a squiziato che non riesce a tenere questo pallone. Qualche errore in queste primissime battute della seconda frazione da parte della squadra di Francesco Ancona. Dicevamo, Francesco Ancona che ha deciso di mettere dentro la numero 17, anche lei è arrivata quest'anno a Salerno, questa estate, Bruna Dias Ribeiro, che adesso riceve palla nell'uno contro uno con Sara Arubi, indietro per Asia Mangone, pallone per Dalla Costa, di nuovo Mangone, lo scambio con Squiziato. ...15-12... sempre il risultato. Due minuti trascorsi dall'inizio della seconda frazione, trela per Ivana Giogap ed ora Eghiarrua, ancora trela indietro per Giogap, riceve di nuovo Eghiarrua, su di lei squiziato ma si libera del pallone. Giogap indietro per Eghiarrua, sempre lei che fa girare palla, ancora per Ivana Giogap, il passaggio a Angela Prela, Giogap al tiro, la palla che entra, il risultato che cambia dunque 15-13. Giogap al tiro dopo due minuti, quindi a passare a realizzare la prima rete di questo secondo tempo è proprio la squadra ospite, il Cellini Padova, che accorcia le distanze. Bruna Dias Ribeiro per Mangone, Dalla Costa, Rossomando, 16-13, torna sul più 3 la Iomi Salerno. Al tiro intanto per il Cellini Padova, era andata Serena Eghiarrua. Finiscono a terra in due proprio la numero 20 della squadra ospite e poi anche Asia Mangone. Ci sarà però il tiro dei 7 metri, sulla linea c'è la numero 31, Mariana Tanic, ovviamente a favore del Cellini Padova. Tanic contro Pereira, palla che entra, il risultato che cambia ancora, 16-14, dice sveglia Francesco Ancona dalla panchina alle sue, Dalla Costa, Ribeiro. Palla, Rossomando indietro per Asia Mangone, ancora Rossomando che prova ad avanzare, trova lo spazio giusto e ancora una volta Giulia Rossomando sbroglia una situazione che si stava facendo difficile con la rete del 17-14, riportando ancora lei sul più 3 le salernitane, ma subito rapidissima arriva la risposta del Cellini Padova, 17-15 con Serena Eghiarrua tra le più pericolose in campo della sua squadra. Ribeiro indietro per Mangone che va giù assieme alla numero 3. Giogap Dalla Costa per squiziato, Ribeiro di nuovo, Dalla Costa, Ribeiro che prova a sfondare la difesa avversaria, finiscono tutte giù, Bruna Dias Ribeiro ma anche Giogap, la numero 18, Sara Rubi, Ribeiro, ancora palla per la Iomi Salerno, Dalla Costa che fa viaggiare Rossomando, ancora Ribeiro, il tiro, c'è però la parata di Sonia Enabulele che adesso è in porta per il Cellini Padova. 17-15, questo è il risultato quando sono
trascorsi 6 minuti dall'inizio della seconda frazione. Tanic e Ghiarrua, Prela, lo scambio con Jogap, di nuovo Prela e quindi Jogap, Prela che prova ad avanzare, non c'è lo spazio, rapido e Ghiarrua per Tanic, pallone però troppo lungo e allora c'è la Iomi Salerno con Dalla Costa, Ribeiro al tiro, la rete del più 3, 18-15. Minuti di gioco, più 3, avanti di 3, la Iomi Salerno, Ivana Jogap per Angela Prela, non riceve, anzi non riesce a trattenere il pallone, Sara Rubi, Iomi Salerno che può ripartire, lo fa con Ilaria Dalla Costa, lo scambio con Ribeiro, su di lei c'è Ivana Jogap, si libera del pallone, Ribeiro per Dalla Costa, ma la Iomi Salerno ripartirà con Squiziato, Dalla Costa, ancora Ribeiro, di nuovo Ilaria Dalla Costa, lo scambio con Asia Mangone, Squiziato, di nuovo Mangone, Ribeiro che adesso è al centro, Ilaria Dalla Costa, indietro Ribeiro che prova ad avanzare, aveva trovato lo spazio giusto, la numero 17 della Iomi Salerno, ci ha messo però entrambe le mani Sonia Nabulele che ha chiuso la sua porta. Ha lasciato invariato il risultato, sempre sul 18-15. Prela riceve palla Ivana Jogap per Serena Eghiarrua. Jogap, di nuovo Jogap al centro, lo scambio con Eghiarrua, il giro palla del Cellini Padova. E Ghiarrua che avanza, c'è Ilaria Dalla Costa ad impedirglielo, Jogap che perde il pallone, riparte la Iomi Salerno, Ribeiro, lo lancio lungo per Squiziato, lo scambio con Giulia Rossomando che porta sul più 4 la Iomi Salerno, 19-15, il massimo vantaggio per le salernitane conquistato dall'inizio di questa gara. Primo time out di questa seconda frazione. Gioco che riprende alla Palestra Palumbo di Salerno, 9 minuti dall'inizio del secondo tempo, 19-15, il risultato.
segnato l'ultima rete, quella del più 4 per le padrone di casa, realizzate all'ottavo da Giulia Rossomando. Adesso però c'è in attacco il Cellini Padova con il tiro di Mariana Tanic ed il corpo di Daniela Pereira ad impedire che la palla entrasse. Dalla parte opposta Mangone per Squizziato, va sul più 5 la Yomi Salerno. Massimo vantaggio della Yomi, più 5 a 10 minuti trascorsi dall'inizio della seconda frazione. Adesso fa girare palla però il Cellini Padova. Prela, Joe Gap, lo scambio con Serena Gianrua che vuole avanzare, su di lei Squizziato, riesce lo scambio con Sara Rubi che però al momento in cui si è girata aveva provato ad andare al tiro, finisce giù e quindi ci sarà intanto un'interruzione per poter asciugare il campo. E il tiro dai 7 metri di Mariana Tanic, 20-16, risultato che cambia. Sempre avanti però le salernitane, avanti di 4. Adesso la manovra d'attacco gestita proprio dalla squadra di Francesco Ancona, con Ilaria Dalla Costa al centro, riceve Mangone, di nuovo Dalla Costa, spinge il pubblico di casa, Squizziato, Ribeiro, di nuovo Mangone, lo scambio con Ilaria Dalla Costa, indietro per Asia Mangone che prova ad avanzare, non c'è spazio, quindi preferisce scambiare con Bruna Dias Ribeiro, un passaggio non limpidissimo per Ilaria Dalla Costa. La palla è di nuovo del Cellini Padova, 20-16 il risultato. Avanzano le venete con Angela Prela per Serena Eghianrua e poi Ivana Jogap. Prela, ancora Ghiarrua, Prela che riceve palla al centro, lo scambio con la numero 3, Prela che avanza indietro per Joe Gap che carica il tiro, la palla non entra, finisce a terra Joe Gap, c'è anche la parata di Daniela Pirento Pereira, Asia Mangone che avanza, Ribeiro, Avagliano che può andare al tiro e c'è un gran gol di Giorgia Avagliano, 21-16. Il Cellini Padova lo fa con il capitano Angela Prela, passaggio che riesce ancora una volta bene Sara Rubi, però non riesce ad indirizzare nello specchio della porta e quindi il risultato che non cambia. Attacca la Yomi, Dalla Costa, arriva in velocità Mangone, il passaggio per Bruna Dias Ribeiro e poi ancora Vagliano, autrice dell'ultima rete, quella che ha fatto tornare sul più 5 il 7 allenato da Francesco Ancona. Dalla Costa, Ribeiro, di nuovo Dalla Costa per Mangone, giro palla prolungato della Yomi, Mangone al centro per Ilaria Dalla Costa, ancora Mangone che prova ad avanzare, lo scambio con Avagliano che va al tiro non fortissimo, piuttosto debole, ma comunque c'era sulla traiettoria
Sonia e Nabulele. Adesso siamo dalla parte opposta. Di nuovo Prela, lo scambio con Arubi e poi avanza Joe Gap, si gira, messa giù. Gioco che riparte, risultato di 21-16 a favore delle Salernitane. Adesso però attacca il Cellini Padova. Finisce giù Ghiarrua. Si ripartirà proprio dal Cellini Padova. Prela per Joe Gap che prova ad avanzare. Non c'è lo spazio. Lo scambio di nuovo con Angela Prela. Poi riceve ancora Joe Gap. Fasi di gioco un po' confuse in questi minuti. Quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto, avanza Ghiarrua, ci mette il piede Daniela Pinto Pereira, doppio intervento di Daniela Pinto Pereira, risultato che non cambia, siamo entrati ormai nell'ultimo quarto, prepara i cambi intanto Francesco Ancona, fuori squiziato, fuori anche dalla costa, in campo si rivede Martina De Santis ed anche Aurora Gislimberti, entrambe avevano iniziato questa gara. 21-16, riceve proprio De Santis, rientrato da pochissimi secondi. De Santis, lo scambio con Bruna Dias Ribeiro, indietro per Mangone che prende palla, va diritta al gol. 22-16, più 6 per la IOMI Salerno. Mangone ruba palla, chiede calma Francesco Ancona, la IOMI può ripartire. 22-16, De Santis, di nuovo Asia Mangone, lo scambio con Martina De Santis, Ribeiro, ancora De Santis, Mangone al centro la numero 17. 22-16 il risultato, vedremo se la IOMI riuscirà ulteriormente ad aumentare le distanze sul Cellini Padova e ci riesce con la rete del 23-16, cresce la squadra di casa e si porta sul più 7. Doppia conclusione riuscita per Asia Mangone, parata invece Daniela Pinto Pereira sul tiro di Serena Ghiarrua. 23-16. De Santis attacca la IOMI Salerno, dalla costa che è di nuovo in campo, Rossomando dalla costa, il pallone che però viene rubato da Serena Ghiarrua che commette un erroraccio, perde palla. De Santis, Ribeiro, ancora De Santis al centro, indietro per Dalla Costa, riceve Bruna Dias Ribeiro, si gira benissimo, peccato però perché la palla si stampa sulla traversa. Intanto è ripartita Joe Gap, la palla per Borrini che va al tiro e realizza
La rete del 23-17 fa cambiare il risultato. La numero 5 del Cellini Padova, Beatrice Borrini, c'è sempre però avanti la squadra di casa. Avagliano per Ribeiro, lo scambio al centro con Martina De Santis, riceve dalla Costa per Rossomando, dalla Costa di nuovo per De Santis e poi Bruna Diaz Ribeiro, il giro palla della Iomi Salerno, avanza Martina De Santis, lo scambio con Aurora Gislimberti che si gira, va al tiro, trova però il corpo di Sonia Nabulele. La squadra ospite lo fa con il capitano Angela Prela e poi Mariana Tanic, di nuovo Prela, Tanic, avanza il Cellini Padova con la numero 31 che prova a scavalcare la difesa della Iomi Salerno, riceve palla Ivana Giogap. Giogap, lo scambio con Angela Prela, lo scarico sull'ala, Beatrice Borrini di nuovo indietro per Giogap, Prela al tiro ma ci mette la mano Daniela Pinto Pereira, palla di Rossomando e poi dentro per Aurora Gislimberti, 24-17. Quindi su più 7 la Iomi Salerno, un vantaggio importante quello che la squadra di casa ha costruito in questa seconda frazione. Prela per Giogap e ci sono i 2 minuti intanto per Giorgia Avagliano che quindi deve accomodarsi in panchina, inferiorità numerica per la Iomi Salerno. Riparte il gioco, ultimi 10 minuti alla palestra Palumbo di Salerno tra Iomi Salerno e Cellini Padova, risultato che vede avanti la squadra di Francesco Ancona di 7, 24-17, ma adesso accorcia le distanze il Cellini Padova con la rete del 24-18, Borrini al tiro, fuori intanto Daniela Pinto Pereira, ricordiamo i 2 minuti per Giorgio Avagliano, fuori il portiere Daniela Pinto Pereira, dentro con il numero 11 Vittoria Cirino De Santis, lo scambio con Ilaria Dalla Costa, ancora Dalla Costa per De Santis, Gislimberti, Ribeiro, ancora De Santis, fa ruotare palla la Iomi Salerno, Ribeiro che va al tiro e fa entrare ancora una volta dopo un'imprecisione la palla in porta. Attacca intanto il Cellini Padova con Ivana Giogap e poi Borrini che va da quella posizione ancora una volta al tiro. 24-19, prova ad accorciare la squadra di Maurizio Torres. Rossomando per Ilaria Dalla Costa, giro palla della squadra di casa, De Santis indietro per Gislimberti, Ribeiro riceve Dalla Costa, ancora per Martina De Santis, Dalla Costa, Ribeiro che scavalca la difesa. De
del 7 ospite, realizza la rete del 25-19, risultato che cambia ancora. Adesso però siamo dalla parte opposta. Angela Prela per Ivana Giogap e di nuovo Prela, indietro per Mariana Tanic. Prela, Giogap, riceve palla il capitano del Cellini Padova, passaggio sbagliato, c'è però il fischio da parte dell'arbitro, riparte il Cellini Padova. Borrini per Prela, non riesce lo scambio, riparte la Iomi Salerno, rapida Gislimberti, il passaggio per Ribeiro che va al tiro, 26-19. Torna sul più 7 quando sono trascorsi 23 minuti la Iomi Salerno. Attacca il Cellini Padova con Giogap, a Rubi, ancora Giogap, riceve palla Borrini, al tiro, ancora il gol del Cellini Padova, 26-20. E sempre avanti però di 6 la Iomi Salerno, Ribeiro, e adesso il cambio in porta, si accomoda in panchina Daniela Pinto Pereira, tra i pali invece Margherita Danti. De Santis riceve Cirino, ancora lo scambio con Martina De Santis, avanza Bruna Dias Ribeiro, Asia Mangone al tiro, 27-20 per la Iomi Salerno. Adesso il pallone di nuovo per il Cellini Padova con Giogap e poi Mariana Tanic e Gianrua Tanic, ancora Giogap, si riorganizza la difesa della Iomi Salerno, manovra invece il Cellini Padova con Arubi e Gianrua dalla distanza, palla sul palo, Rossomando fa ripartire Gislimberti che va rapida al tiro e anche al gol più 8, massimo vantaggio Iomi. Gioca al tiro, palla che entra, 28-21. Seguiamo l'azione della Iomi, Rossomando, rapida per Ribeiro, De Santis, Mangone, c'era andata bene, mira un po' alta ma un'ottima azione quella costruita dalla Iomi Salerno. Gislimberti, De Santis recupera palla, fa viaggiare Mangone che si trova di nuovo a tu per tu con il portiere e riporta la Iomi sul vantaggio di 8 con la rete del 29-21 quando sono trascorsi 26 minuti. Giogap, Tanic, lo scambio con Ivana Giogap e poi Borrini che va al tiro. Risultato che non cambia, sempre 29-21. Mangone, lo scambio con Gislimberti che non arriva sul pallone. Sonia Inabulele fa ripartire il Cellini Padova con Beatrice Borrini per Ivana Giogap. Con calma la squadra di Maurizio Torres si riporta in attacco. Giro palla delle Venete. Giogap, ricordiamo il risultato, 29-21 e c'è anche ancora un time out.
Gioco che riprende per due minuti, poco più, fino alla conclusione. C'è in attacco il Cellini Padova con Tanic per Angela Prela, ancora Tanic e indietro per Ghiarrua che va al tiro dalla distanza. Risultato che cambia 29-22, sempre però avanti di 7 la squadra di Francesco Ancona. Ribeiro, lo scambio con Cirino e poi De Santis. Mangone riceve palla De Santis, Ribeiro, di nuovo De Santis, Mangone, ancora Mangone, lo scambio per Ribeiro, poi si fa vedere Martina De Santis che va al tiro. 30-22, torna sul più 8 la IOMI Salerno. Attacca intanto la squadra ospite, Ghiarrua indietro per Prela e poi riceve Tanic, ancora Prela, Ghiarrua va al tiro, palla che entra. 30-23 quando manca un minuto e mezzo, qualcosa di meno anche alla conclusione del match. 30-23 il risultato, IOMI Salerno che si avvia dunque a concludere con una vittoria questo recupero del terzo turno di campionato sul Cellini Padova. 30-23 il risultato, 29 minuti trascorsi, 60 secondi alla fine, IOMI in attacco, Ribeiro che avanza, indietro per Mangone, troppo lungo il passaggio e quindi c'è in seconda fase, ma in realtà no perché c'è un errore nel passaggio. Di nuovo in attacco la IOMI con Ribeiro e la rete del 31-23. Meno di 30 secondi alla conclusione. Tanic al centro, lo scambio con Serena Ghiarrua. Ancora Tanic indietro per Angela Prela che prova a servire la compagna con il numero 18, nulla di fatto, chiuderà in attacco la IOMI. Giulia Rossomando che va al tiro, c'è la parata però di Sonia Enabulele. 31-23 il risultato quando ci avviamo verso la conclusione. Arriva intanto il fischio e anche il gol conclusivo da parte di Serena Ghiarrua. Gara che si chiude sul 31-24, IOMI che conquista la quarta vittoria in quattro gare disputate dall'inizio di questo campionato e che sarà di nuovo in campo tra pochi giorni, il prossimo sabato 28 ottobre, questa volta però in trasferta sul campo della Casalgrande Padana. E per questo mercoledì è tutto dalla palestra Palumbo, IOMI Salerno, Cellini Padova, 31-24.